Alias Consulting è un'azienda che nasce nel 94. Abbiamo seguito principalmente progetti di gestione documentale su grandi aziende piuttosto note nel panorama italiano. Da questa esperienza abbiamo poi deciso di creare una specializzazione sull'ambito del documento digitale. Quindi abbiamo creato il nostro brand DocEasy, che si occupa principalmente oggi di conservazione a norma di documentazione fiscalmente rilevante. DocEasy opera come responsabile esterno per la conservazione a norma dei documenti, con l'obbligo introdotto per quanto riguarda la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. Abbiamo creato un altro applicativo chiamato iFAT, che ha come fine ultimo quello di aiutare le piccolissime aziende ad emettere la fattura elettronica, che quindi poi viene veicolata tramite DocEasy. DocEasy è integrato con il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, per cui la fattura, dopo essere stata creata in IFAT, viene veicolata su DocEasy, che la spedisce tramite il sistema di interscambio alla pubblica amministrazione di destinazione. Noi operiamo su tutti i mercati principalmente, quindi andiamo a coprire in maniera orizzontale tutti i mercati, in quanto il prodotto iFAT va ad essere utilizzato da tutte le piccolissime aziende o dai professionisti. Abbiamo chiaramente un mercato verticale che seguiamo, che è quello degli hotel, per il quale abbiamo quest'anno vinto il premio innovazione SMAU, in quanto abbiamo dematerializzato la catena Accor Hotel, primo caso in Italia, dove grazie all'integrazione con il nostro software l'hotel ha risparmiato la stampa di 1.200.000 documenti tra fatture e ricevute fiscali. Accor Hotel è la seconda catena mondiale per numero di hotel gestiti. In Italia ha affidato l'intera catena degli hotel italiani alla nostra piattaforma. Per noi è stato un progetto veramente importante, tant'è che questo progetto adesso sarà replicato da Accor in tutti gli altri hotel in tutto il mondo. La nostra mission è quella di fornire alle aziende italiane un prodotto che consenta di innovare le procedure aziendali, soprattutto quelle che riguardano i rapporti con il fisco, e renderle completamente digitali. Quindi parliamo di fatturazione elettronica, così come la digitalizzazione di tutta l'alta documentazione a rilevanza fiscale, che tendenzialmente viene prodotta anche dagli studi commerciali, quindi libro IVA, registri giornali, eccetera, eccetera. Continueremo a sviluppare e implementare le nostre piattaforme, fornendo ogni giorno nuovi servizi innovativi affinché le nostre piattaforme siano sempre comunque aggiornate e un passo avanti rispetto a tutte le altre per quanto riguarda i temi digitali. Il know-how in questo tipo di settore è fondamentale, soprattutto è fondamentale la preparazione tecnico e normativa che è dietro i nostri servizi. Noi proponiamo dei servizi di archiviazione a norma di documenti fiscali, non proponiamo l'archiviazione di fotografie. L'archiviazione di una fattura è obbligatoria per 10 anni, quindi è necessario conoscere bene la normativa per evitare che i nostri clienti, in caso di accertamenti fiscali, subiscano delle sanzioni. Quindi la piattaforma deve essere a norma e la nostra consulenza e la nostra esperienza e la nostra partecipazione, ad esempio quale partner dell'Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione del Politecnico di Milano, è utile ed indispensabile per fornire dei servizi seri e sicuri.